Siamo all'interno del supermercato Conad del centro commerciale Amiternum dell'Aquila, dove due giorni fa è avvenuto un furto. Ne parliamo con il direttore del supermercato, Claudio Spinosa. Cosa è avvenuto? Sì, salve. Ci siamo accorti, visionando le telecamere, il circuito chiuso, della merce che mancava sugli scaffali. Siamo andati più in profondità, tornando nello storico di qualche ora. Abbiamo notato dei tizi, degli individui che sottraevano appunto la merce degli scaffali e la mettevano nel sottoabiti. Allertati subito con 112, sono venuti, hanno appunto perquisito i due individui che hanno trovato addosso un bel po' di merce, tra scatolame, alimenti vari, anche alimenti freschi, deperibili, e poi sono stati portati in caserma. Io sporto regolare denuncia. Subito sono stati presi a bene le loro generalità, erano due individui della provincia di Bari, se non ricordo male. La notte è trattenuto in caserma, poi stamane è stato effettuato subito il processo per direttissima e i due tizi sono stati condannati, l'uno a 2 anni di reclusione e una multa di 103 euro, invece l'altro individuo 8 mesi con la condizionale, più sempre 103 euro e più le spese legali appunto di tutta la vicenda.